Martedì 23 febbraio il Tribunale amministrativo di Nizza ha bocciato la decisione del prefetto des Alpes-Maritimes, Georges-François Leclerc, di espellere 20 minori migranti non accompagnati. La sentenza del Tribunale, dopo una simile del 22 gennaio, è arrivata dopo il ricorso da parte di 23 organizzazioni che si occupano di diritti e di migrazioni, che il 17 e 18 febbraio hanno effettuato un'iniziativa di osservazione della frontiera franco-italiana per evidenziare eventuali irregolarità. Irregolarità che ci sono state, come ha stabilito il Tribunale, ma anche, come ci hanno raccontato, tre delle associazioni presenti. Da una parte c'è stata appunto l'osservazione ai punti di frontiera, in particolare alla stazione di Menetangaravon e a Pont-Saint-Louis, per verificare chi veniva respinto e con che modalità, perché da una parte la polizia francese, se sono minori o donne incinta con bambini o donne con bambini, insomma, rimette semplicemente la persona sul treno in direzione Italia. Se invece sono adulti, vengono portati dal posto di frontiera di Menton di Garavon, quindi dalla stazione ferroviaria di Garavon, fino al posto di polizia di frontiera francese prima di Pont-Saint-Louis, gli viene dato il Resident 3, il provvedimento di respingimento alla frontiera, e poi gli vengono invitati a raggiungere il posto di polizia di frontiera italiana. La polizia di frontiera italiana normalmente agli adulti ritira il Resident 3 e poi li lascia andare e le persone tornano a piedi fino a 20 miglia. Una ventina di casi sono stati intercettati di minori, sono stati presentati i ricorsi da parte degli avvocati francesi. E la cosa molto importante è che la Francia ha questa procedura d'urgenza. Oltre all'ASGI erano presenti le organizzazioni italiane Intersos, Terres Hommes Italia, We World Onlus e la Diaconia Valdese. La Diaconia è presente tra queste organizzazioni perché presidia in maniera stabile la zona di Ventimiglia, la frontiera franco-italiana, a partire da luglio 2017. Nel senso che da quel mese lì due operatori all'interno del progetto Open Europe in collaborazione con Oxfam Italia sono presenti sul territorio per offrire assistenza legale e orientamento alle persone in transito. Da diversi mesi è nata questa collaborazione con organizzazioni umanitarie francesi, associazioni di avvocati sia italiani che francesi, che si occupano appunto di monitorare la frontiera con una particolare attenzione sui minori. Il punto dei minori infatti è molto importante perché secondo accordi e normative internazionali non è possibile espellerli, ma vanno accolti e protetti, cosa che non accade come hanno rilevato gli avvocati e le diverse organizzazioni. Alla gare de Garavon les CRS français montent dans le train et montent dans les trains qui arrivent de Ventimiglia et parcourent tout le train en repérant au faciès, qui est absolument interdit par la loi française d'ailleurs. Les policiers n'ont pas le droit de contrôler au faciès les gens dans la rue simplement parce qu'ils ont une tête d'étranger. Avec ces contrôles, ils font sortir sur le quai de la gare de Garavan tous les gens qui leur semblent suspects, entre guillemets. Et le train repart. Et à chaque train, c'est comme ça. Tous les trains, y compris les trains qui d'habitude ne s'arrêtent pas à la gare de Garavan, comme les TGV qui ne s'arrêtent pas dans les petites gares. Et donc, les gens qu'ils ont ramassés comme ça dans le train, ils sont alignés le long du quai de la gare. Les policiers leur demandent leur nom, leur date de naissance et de quel pays ils viennent. Voilà. Et puis, ils les emmènent après dans des autocars, des petits autocars de CRS qui les emmènent à la frontière. Donc, la police de l'air et des frontières les prend en charge. En France, la législation dit d'une manière très claire que les mineurs ne peuvent pas être foulés. Okay. Les mineurs qui sont sur le territoire français doivent être pris en charge et protégés. Tout mineur doit être protégé. Donc protégé, c'est par le département français des Alpes-Maritimes qui doit les protéger, les loger et s'occuper d'eux. Donc la manière de les renvoyer par le train de Ventimiglia, c'est
c'est pour échapper à cette contrainte de la loi. Les majeurs, ceux qui sont adultes, pas les adultes, on les renvoie à pied d'un poste frontière à l'autre, des Français jusqu'aux Italiens. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que comme à 7h, c'est fini, à 19h, c'est fini, il n'y a plus de renvoi. Donc les gens qu'ils ont récupérés avant 19h, ils les entassent, ils les mettent tous ensemble dans l'Algeco, dans cette petite baraque métallique. Mmh. Ils les mettent là jusqu'à 7h ou 8h du matin où la frontière va réouvrir côté italien pour les renvoyer. Le organizzazioni hanno protestato contro il trattamento per i minori e per i fermi prolungati degli adulti, illegali se superiori a 4 ore, almeno in Francia. Con questa seconda sentenza viene dato un segnale importante in attesa dell'eventuale ricorso del prefetto. Sappiamo però che i casi osservati e riportati sono solo una piccola parte di quelli che avvengono quotidianamente nei vari punti della frontiera che divide la Francia e l'Italia.